隙だらけだ。決して諦めない。エンドレスペイン。うわっ、殺してやる。やっ、cari ragazzi, siamo qui con un'altra scheda personaggio, quella di Mono Verde. Allora, Mono Verde, ricordiamo, uscita con Istin Rossa il 5 ottobre 2021, quindi banner da 600, avevate la scelta appunto arrivati a 600 gemme tra Istin e Mono. Personaggio con attributo vita, quindi verde, razza umana, e passiamo all'abilità, proprio al volo, così. Allora, infligge Spike, quindi 2 per di danno critico, 160, 240, 400 single target, quindi un PG che si focalizza sul danno. Seconda abilità, infligge server, quindi 3 per possibilità di critico, 120, 180 e 300 AOE, questo AOE. La ulti in realtà la sappiamo già, è quella classica di tutte le mono, che è 455 single target e poi applica sanguinamento per 2 turni. Sanguinamento, vabbè, fa danno addizionale, l'80% di danno addizionale del danno fatto alla fine di ogni turno, quindi ci sta, ma con tutti i PG che ci sono adesso che fanno cleanse, comunque o si curano o levano i debuff, potrebbe essere un problema. Poi abbiamo la passiva che dice: se gli alleati in battaglia sono tutti delle catastrofi, quando gli alleati ricevono danno da una skill, aumenta le statistiche dell'eroe del 3%. Quindi non malissimo, anzi peccato per la restrizione di essere tutte catastrofi. Ora spero che nella wiki sia scritto giusto e spero che sia solo di questo eroe, altrimenti potrebbe effettivamente valer la pena fare un team full catastrofi, ma no, direi proprio di no. Limitato a 10 volte, quindi fino a un 30%, e si applica quando si entra in battaglia. Chiaramente si resetta quando non ci sono tutte catastrofi in battaglia, quindi ok. Come statistiche base abbiamo possibilità di critico all'80, che non è per niente male. Il danno critico al 130, perché probabilmente critterà, non dico sempre, ma siamo lì. Difesa critico all'80 e lifesteal al 20. Non male, non male come statistiche, però avendo visto comunque appunto le abilità, qui si parla di un personaggio effettivamente, come si suol dire, glass cannon. Cioè, fa dei danni alti, soprattutto se viene usata in un team costruito apposta per questo personaggio, però appena si tocca cade, perché effettivamente, come vediamo dalla scheda, dalla tabella sotto, potenza difensiva ne ha veramente pochissima, è al 104esimo posto e HP è al 72esimo, quindi voglio dire, si vede che è un PG debole dal punto di vista difensivo. L'ho vista giocare, chiaramente lasciando perdere completamente la passiva, perché non ha senso. L'ho vista giocare appunto con Cusack e Gother Verde, per esempio, fare un team full green. Può dare i suoi frutti, diciamo che avete la scelta, nel senso che voi potete potenziare entrambi i personaggi. Se vi viene buttato giù, che ne so, Cusack, andate ad attaccare con Mono e viceversa. Però
non mi sembra una furbata, ecco. Come equipaggiamenti abbiamo attacco danno critico e full danno critico. Perché? Perché, come vi ho detto, è un personaggio che punta al massimo sull'attacco, quindi sono scelte anche abbastanza ovvie. Se dovete portare questo personaggio in PvP, perché si parla esclusivamente di PvP, non credo che si userà mai altrove, andate di quello. Andate di attacco danno critico, dai, per aumentare un po' i CC. Per il resto... nada. Demoni non è, diciamo, consigliata, perché lascia un po' il tempo che trova. PvP, appunto, se le costruite un team intorno che può in qualche modo rafforzarla, qualcosa può combinare, quindi le ho dato una A, ma proprio per non darle una B. Ecco, non mi pareva il caso. PvE anche lì, A, perché un team intorno, diciamo che ve lo facciamo uscire. Come sub C, perché comunque è limitata dalle 7 catastrofi e tra l'altro la passiva si attiva quando si entra in battaglia, quindi un'altra limitazione ed è proprio una merda come sub. Per il farming anche lì ha poco senso, ha molto poco senso, perché un'abilità è single target, l'altra è AOE, la ulti è single target, è un PG difficile da integrare in una squadra, quindi queste sono le mie considerazioni. Voto totale 5 su 10 perché non ne vale la pena, raga. Ci sono tanti di quei PG buoni effettivamente in giro, ma si basti pensare in realtà, per dire, a, non lo so, un Lost Vein che ha, quanto ha? 8 mesi? 9 mesi? Se non di più? Cioè, è spanne sopra questo PG. Quindi no, mi dispiace ma no. Nada, vi invito a lasciare un bel mi piace, ad iscrivervi e commentare qualcosa se volete qualche info in più, oppure per discutere appunto del personaggio. Per il resto lascio tutte le info sotto il video e ci becchiamo in live o appunto ad un prossimo video. Bella ragazzi!